benvenuti a Cucinare Comincia Tu. Oggi c'è una novità, ho un nuovo compagno di avventura e ho il piacere di presentarvi Piero Procopio. Buonasera a tutti. Benvenuto Piero. Ti ringrazio di essere qui con me e complimenti perché oggi sei elegantissimo. No, vabbè, una piccola camicina bianca. Io sono onoratissimo di essere in questa splendida location. Poi sono, come dire, nel mio ambiente perché io adoro mangiare e quindi qua c'è tantissima roba da mangiare. Non sono brava a cucinare, però ognuno deve fare qualcosa. Benissimo, oggi abbiamo anche una splendida ricetta. Visto che tu sei la new entry, a te l'onore di presentare il nuovo ospite di oggi. Per me è un grandissimo onore presentare la più grande cantastorie che abbiamo nella nostra regione. Lo dico io. Ha avuto la magnificenza e onoratissimi noi di averla vista al fianco di un grande come Roberto Vecchioni. Signori, vi presento Francesca Prestia. Eccomi qua. Benvenuta Francesca. Okay, allora questa è la tua posizione perché oggi non sei qui solo in qualità di cantastorie ma anche di chef. Allora dici un po' qual è il piatto che oggi ci prepari. Un piatto che mi piace perché lo faccio con il riso. Sì, il riso di Sibari. Per noi di Sibari. Assolutamente. Perché di cerchiamo Sibari. Di cucinare a chilometro zero. Certo. E essendo una cantastorie calabrese anche sulla mia tavola voglio i prodotti regionali. E poi perché il riso fa ingrassare poco. Certo. Ahimè. E per noi donne questo è un problema costante. Poi le zucchine. Perché anche le zucchine non le troviamo nei nostri campi, nei nostri orti. Io non ho mai capito, zucchine, perché noi chiamiamo cucuzzi? Che poi è una domanda troppo difficile per me. Cosa tu vuoi sempre cucuzza? Vabbè, possiamo dire riso, cucuzza e gambe, che è più carino. Francesca, io ti ho acceso il fuoco, quindi puoi iniziare. Allora, iniziamo con il brodetto. Non sì, so se si benissimo. Chiama così. Allora, sì, io sì. Cucino, ma non conosco i termini. Io già ti ho messo l'acqua è già calda a bollire così anticipiamo un attimo i tempi. Sì, perché qui siamo tipo a MasterChef che sì, bisogna sì, fare dobbiamo stringere. Presto. Sì. Senti allora. Francesca, la prima domanda che mi viene proprio spontanea chiederti così dal cuore è come è nata la passione per intraprendere questo mestiere particolare di cantastorie? Da dove è nata la passione? Ti è nata col passare del tempo? Fin da bambina hai pensato di farla? Insomma, no. Dici un po'. Intanto mettiamo l'olio. Allora, qui. Mettiamo l'olio, sì. Poi mettiamo anche il sale nel brodo. Sì. Tu vai intanto vado, così. Metto l'olio sì, facendo sì, dei sì. Cerchi concentrici. Benissimo. Il sale è questo qui? Sì, 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 tu hai tutto a portata con di la mano. Con la mano, vado? Sì, sì, vai con le mani, in cucina si usano le mani. È inutile, anche i grandi chef. E quindi posso anche sciacquarmele le certo, mani? Certo, te le puoi sciacquare, come no, qui c'è lo strofinaccio, tieni. Ecco, quindi mi dicevi che... Ti stavo dicendo, io nasco in una famiglia di artisti, mi piace dirlo perché è giusto ricordarlo. E mia zia è pianista, ha insegnato in conservatorio fino allo scorso anno. Io ti do una mano intanto. Sì, sì, perché sennò l'olio qui andava... Sì. E mio nonno suonava la fisarmonica, il mandolino, il banjo... Quindi hai respirato quest'aria fin da piccola. Da piccola. Poi l'altro nonno invece era un poeta, era di Vibo Valentia, si chiamava proprio Francesco Prestia. Quindi sai, un po' canti, un po' balli, poi l'altro il bisnonno dipingeva. Si respira un'aria diversa. Un'aria artistica. Quindi io cresco nell'arte, mi iscrivo al conservatorio, divento flautista, e suonavo nelle orchestre, nei gruppi da camera, cantavo. Perché tu ti accompagni ad uno strumento, infatti. Che non è il flauto, però. Ah, che non è il flauto, bene, allora è azzeccata la domanda. Perché, no, ma perché dovendo cantare e raccontare, chiaramente non posso suonare il flauto, quindi lo inserisco nei brani solo quando non canto. Sono brani musicali. Piero, vedi come noi donne siamo attenti alla dieta? Il riso che fa dimagrire, il gambero che non ha allora, grande... Allora, intanto invidio la vostra linea, anche perché quando uno è magra come...
queste due bellissime donne. Falsa magra. No. Chiamate le cose per nome. La pasta si chiama pasta, la carne si chiama carne, la verdura si chiama verdura. Quando uno ingrassa come me, cara Francesca, come li chiamate? Cambiano tutte le definizioni. La pasta si chiamano carboidrati. Ah, è bello. La carne si chiamano proteine, la perché verdura si chiama. Secondo fibre. Me. Sei andata già da un dietologo, per cui ti ha fatto l'elenco di quello che puoi, di quello che non cara puoi. Cara Francesca, è stata una tragedia. Io sono andato da un dietologo. Beh, io con l'olio ci sto un po' menando, però. Sono andato da un dietologo, mi ha guardato e mi ha detto, signor Procopio, lei non sa mangiare, sì, è sa panza come la fiscia. Perché non mangi i piatti che cucina Francesca? Perché lei mangia sano. E la mia dietologa mi ha detto, signor Procopio, lei deve mangiare sano. Se mi mangi tutto sano. Al di là non lo mangio sano. Le quantità, Piero, le quantità sono da rivedere un attimo. Cioè, mezzo piatto, come fanno gli chef, no? Mettono quella piccola quantità che quando ti arriva il piatto nei ristoranti tu semmai sei affamato e vedi quella cosa minima, dici no, assolutamente. Non fa per me, io non è da noi. Non è poi dai calabresi. No, al sud Piero. Poi amiamo. Al sud, le mamme del sud. I timbumi. Le mamme del sud vanno per l'abbondanza, si preoccupano se i figli non mangiano. Sì, io pure. Carne chi crisce, allora deve. Carne chi meraviglioso. Allora, mia madre, quando io vado a casa sua, anche quando sono in dieta, soprattutto quando sono in dieta, io magari dico, mamma, vedo che sta cucinando delle cose buone, mamma, me ne vado, se no mi mangio tutto. Aspetta, che ti porto statelli e parmigiana alla casa. Per domani. Una cosa leggera. Mamma, sono in dieta. E te la mangi senza pane? Perché il pane che fa la differenza. Ti fa ingrassare. È buonato. Meraviglioso. Allora, per continuare, un attimo, ti piace sentire. Allora, quindi io facevo una musicista. Poi a un certo punto, vabbè, ho deciso perché mi piaceva fare la mamma. Ho interrotto la carriera artistica e ho cresciuto le mie figlie. Ti sei dedicata alla famiglia, come spesso avviene a noi mamme. A noi donne che sentiamo questo senso materno, no? Davvero. Soprattutto noi del meridione. Ma non lo so. Dici no, di no? Perché ho conosciuto anche donne del nord, anche donne francesi e tedesche molto materne. Che hanno questo senso. Lo manifestano in maniera diversa, ma ce l'hanno spiccato anche loro. Poi ho vinto il concorso magistrale, pur non avendo studiato per maestra, perché vengo dal liceo scientifico, musicista, avevo preso questo diploma giusto per avere quei 6 punti di abilitazione, sai, conta di più nelle graduatorie. Invece ho vinto il concorso e sono stata assunta come maestra. A quel punto... No, ma capita così per caso, non te ne accorgi, inizi a canticchiare, i bambini si incuriosiscono. Capisci che... Scusa Francesca, metto un pochino d'acqua così le zucchine, che dici? Sì. No, io farei prima saltare il viso, perché tu devi sapere che io ho una figlia. Allora vai, procedi cuoca, tu con... No? Che... Sì. Allora dovevamo invitare lei. No, ma senza di me chiaramente. Senza di te. La prossima ospite sappiamo già chi perché sarà. Perché sì, Sara mi avrebbe bacchettato già almeno 2, 3, 4, 5 volte. Vabbè, i nostri tempi sono un po' ristretti, quindi la ricetta è fatta anche un pochino più, ecco, veloce del solito. Sì, perché insomma bisogna, mi aveva detto mamma, ricordati, devi saltare il riso, anzi già se sa che il riso, vabbè, è, ma noi non è tanto, non lo vede nessuno, non glielo diciamo. Francesca, sai qual è la cosa che mi fa strano un pochino? Quando in televisione fanno vedere le ricette, quando scrivono mettete le zucchine in padella nel frattempo, e non sa, ma nel frattempo che gli fare? Che si fa nel frattempo? Il brodetto. Si parla, ma Piero, penso, sì, ma poi parliamo. Guarda, quando le donne, non gli chef, ma penso pure gli chef, tu non fai solo una cosa, fai 6.000 cose. Allora, prima rispondi al telefono, al citofono, metti a posto. Se mai trovi bruciato il riso, che doveva leggermente scottarsi, invece tu lo trovi carbonizzato. Io volevo dire, ma magari in telecamera non arriva un profumo. È vero che si sente, è una cosa meravigliosa. Quindi... Tranquillizziamo tua figlia, Francesca, che la ricetta va alla perfezione. Allora, la cipolla di Tropea, il riso di Sibari, le zucchine, la cucuzza del contadino, la cucuzza dell'orto di un contadino, sì, ma e questo è bello dirlo, è che in Calabria si trovano tanti contadini o contadine che vendono i prodotti dei loro orti, quindi noi abbiamo ancora la fortuna a trovare prodotti sani. Senti Francesco, una caratteristica dell'essere cantastorie per quanto ti riguarda è il fatto che tu
componi anche le ballate che suoni, che canti, suoni e canti. Sì, la cosa ed è una caratteristica, no? Del sì, tuo... perché io ho iniziato subito componendo, proprio in maniera anomala. Me lo ha sempre detto Tello Profazio, perché prima di tutto lui si è meravigliato quando io sono andata a casa sua a trovarlo, perché sì, sono arrivata con la chitarrina, il telo da cantastorie, l'ho montato nel suo salone, lui si è messo sul divano e vediamo, adesso fammi vedere cosa sai fare. Perché solitamente si inizia interpretando i brani della tradizione. Certo. Io invece no, sono partita a dire... conosciuti un pochino, no? Sì, perché non... non è che io volevo fare la cantastorie, cioè io volevo cantare ai bambini la storia della mia città. Perché un anno la provincia di Catanzaro bandì un concorso per le scuole, Catanzaro città della seta. Solitamente nelle scuole si... Chissà perché sbattiamo sempre noi donne perché il maestro, perché rimane, no? Tutto questo... È vero, allora, dico, anche io quando cucino poi messo, ma no, non io lo dico, lo dico alla telecamera, io sto svenendo perché qua arriva... arriva un parfum. Anche io quando cucino bacchetto la pentola, va bene. Allora forse secondo me possiamo mettere un po' di brodetto. Benissimo. Allora vado. Vai, ecco tu, qua il maestro. Vai, l'assistente. Queste, sì sì sì, io sono l'assistente per eccellenza. Io posso urlarvi. E l'assaggiatore. Sicuramente, guarda, Piero, sarai la nostra cavia. Dimmi tu Francesca quanto. Basta così. Va bene. E okay, quindi Otello mi disse, beh, fammi i pezzi della tradizione, le ho detto no, prima di tutto faccio un pezzo composto da me. Esatto. Dice come? Una donna, già sei una donna, mi ha perché detto. Perché diciamo una cosa, Francesco, una curiosità, correggimi se sbaglio, che i cantastorie per lo più sono uomini. In Calabria solo sono uomini. Sono solo uomini, quindi tu eri una cantastorie donna, e che componi anche, doppio, Questa cosa l'ho sconvolto un attimo. Sì, sì, però io sono una testa dura, se sono convinta delle mie cose. La percezione delle donne... Vabbè, lui è... lasciamo perdere questo aspetto di Otello, che abbiamo già discusso abbondantemente direttamente con l'interessato. E quindi ecco, c'è questa peculiarità, donna calabrese che compone, perché in effetti io mi sono accorta che nella tradizione tutti i canti sono tutti maschili, per cui avrei dovuto interpretare sui palcoscenici tutti i brani come se fossi un maschio. Ho detto no, non esiste. Poi un maschio tu, insomma, ma cioè, molta fantasia da me. Ma anche i colori delle musiche maschili si notano che sono maschili. Io ho dovuto cambiare tutte le tonalità, perché se i musicisti lo sanno, gli organetti, le zampogne hanno delle tonalità maschili. Prettamente maschili. Perché prima potevano cantare solo gli uomini. Certo. E quindi loro hanno accordato gli strumenti per l'estensione vocale tipica maschile. Ma poi non solo, con la tua sensibilità femminile, le tue canzoni hanno sempre come protagoniste, quasi sempre, le donne. Perché le ho composte io. Ecco, perché le hai composte tu. Guarda, gli unici brani erano La baronessa di Carini. Sì, famosa. Famosa donna Candia, la donna che acquistava le stoffe di seta. E poi non ce n'erano brani con personaggi femminili. E questo, Francesca, comunque ti ha dato una bella identità da cantastorie. Perché comunque ti sei andata anche a... Un'unicità, certo. Sì, un'unicità, sì, sì, una particolarità. Anche perché, guarda, donne cantastorie ce ne sono tante. È vero, in Calabria non ce ne sono. In Sicilia ce ne sono moltissime. E poi ho avuto la fortuna di andare al concorso nazionale a Monteggiana, in provincia di Mantova. Sì. Dove ho conosciuto tantissime donne cantastorie, perché sia in Emilia che in Toscana sono molte le donne invece che imbracciano la chitarra e vanno in piazza a cantare. Ah, bello. Quindi è stata una scoperta. Però rimane vero, sempre una mia peculiarità, quella di aver deciso di comporre storie dedicate alle donne. Alle donne. Francesca, possiamo dire che comunque sia tu in Calabria, a livello di cantastorie, rappresenti la nostra quota rosa. Sì. È vero, Piero, hai ragione. Guarda, sono felice. Dici di aggiungere i gamberi arrivati a questo punto, perché dobbiamo un po' accelerare il tutto. Però io li taglierei. Dove li posso tagliare? Qui sopra, guarda, questo tagliere...
che qua bel coltellaccio. Un'arma a doppio taglio. Sì, sì, sì. E Francesca, tu hai vinto anche tanti premi, chiaramente. Qual è il premio al quale sei più affezionata? L'ultimo premio che hai avuto? Uno al quale sono molto affezionata, che è la menzione speciale del concorso Musica contro le mafie. Che ho vinto 2 anni fa, e sono stata premiata al Medimex di Bari con la ballata di Lea. Abbiamo fatto un errore, Francesca, io non ti ho messo il nostro famoso, aspetta, per dirlo in calabrese, Mantasino, scusami, perché non vorrei che ti molto sporcassi. Bello, vero? Sono... è anche intonato, ho scelto la è un colore che sta ad hoc. Però nel frattempo vado, non bruciamo niente. Questi, vedi Piero, questi arredi meravigliosi della cucina sono stati offerti da Le Jolie Creativity di Nisticò Marianna di Catanzaro. Oh, hai visto come sono stati garbati? Ci hanno scritto bello. Proprio il nome della trasmissione. Sì. Le vorrei regalare una a mia suocera. Ecco, cosa vorresti scrivere? No, lo vogliamo sapere. Mia suocera mi prende sempre per la gola. Ecco. Fisicamente, no, bravo. È bravissima a cucinare comincia tu, va bene. Senti, volevo solamente dirti, Francesca, che anch'io ho un piccolissimo passato musicale. È vero, me lo raccontavi, Piero. Facevo parte di un gruppo che faceva musica latinoamericana. Il gruppo si chiamava Hondura Assai. Infatti, salsa e merengue. Dovevi essere molto magro. Però ballando salsa e merengue si perde qualche chilo, Sì. È vero. È parecchio che non ballo. Lo facevi per la dieta. Senti, Francesca. Spero di non svenire prima della fine della No, resisti. Amici in televisione che non potete sentire questo meraviglioso profumo che è nato dalle mani della nostra grandissima cantastorie. È vero. Quindi Francesca sa anche cucinare. A cantare, bravissima, è un'ottimissima cuoca. È un'ottima cuoca. Senti Francesco, beato io... come sposo. No, chi ti ha già sposato? Ma no, uno si può sposare anche altre anche volte. Certo, non mettiamo beato mai... Per fortuna ci è concessa questa possibilità, finalmente la nostra emancipazione. A tutti. Che cavolo. Senti Francesca, tu, io ho ascoltato diversi tuoi concerti e mi hanno trasmesso sempre grandi emozioni. Ora mi piacerebbe però andare dall'altra parte, cioè tu quando sali sul palco... Ma noi lo possiamo lasciare il riso qui... Lo troveremo al nostro ritorno. Non lo lasciamo. Che emozioni provi ogni volta che sali sul palco? È come se fosse la prima volta, ormai sei, diciamo, abituata, quindi dici non mi fa più quell'emozione di una volta. No, l'emozione c'è sempre, però l'emozione la devi metabolizzare nei giorni precedenti. Precedenti. Poi non lo so, poi succede in me questa cosa, ma penso che sia il mio carattere, perché come mi vedi qui io sono dovunque, a scuola o sul palcoscenico. E tutti mi dicevano proverai una grande strizza quando canterai con Roberto Vecchioni, lo richiamo e ricordo, sì. Perché io davanti avevo 9.000 persone lì a Macerata nello Sferisterio. Però ti devo dire la verità, questa situazione è così bella, poi avevo Lucio Fabbri che suonava il mandolino, il violino per me, era così emozionante. Poi io credevo di giocare una carta importante per noi calabresi, perché rappresentavo la nostra regione con una bellissima tarantella dedicata a Corrado Alvaro e poi la storia di Lea. Sì, e poi ci farai ascoltare. Un pezzettino ve la farò ascoltare. E devo dire la verità... Non ho tremato più di tanto. Dopo qualche secondo mi sono lasciata. Bene. La tensione si viene dominata bene e produttiva. È bello. Si viene dominata male e distruttiva. Benissimo, allora Francesca, io direi adesso di chiudere i fuochi e di impiattare, così passiamo alla seconda quando parte. Quando impiatti io, tu di quello basta. Una dose lui giusta. Deve assaggiare. Una dose giusta, Piero, non esageriamo. E allora ci vediamo tra poco. Pensa, che a cui ti pensa, che a cui ti
ti pensa, se non ti penso io, a cui ti pensa? Allora, mai frase è stata più, più adatta e consona. Perché io sto pensando alla mia di pancia, vedendo questo ben di Dio cucinato proprio con queste manine fantastiche. Quindi Piero, vai con l'assaggio, allora, via. Prendo la forchettina, vai. Con ambrocca. Ok. Prendo un po' di riso. E di gambero. Di gambero. E io farò la cavia volutamente e vi dirò com'è. Cavia, insomma, sei proprio fortunato. Una poesia. Senti Piero, visto che stiamo parlando di te come cavia, dici un po' quali sono i tuoi impegni teatrali adesso. Allora, il 13 novembre è partita la rassegna teatrale di Alessandro all'auditorium del seminario Pio X a Catanzaro in via Madonna dei Cieli. 15 compagnie teatrali si alterneranno da tutta la Calabria, quindi forza Calabria, e da tutto il Meridione, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata. Ci saranno due produzioni del Teatro Hercules, Comodo Dio e Ofiglie e Tutti. Quindi venite a teatro. Benissimo. Venite a teatro, ascoltate le canzoni di Francesca Prestiglia. E dobbiamo sostenere il teatro calabrese invernale. Assolutamente. Certo. Perché la cultura popolare è lì racchiusa. Sì, ed è preziosissima. Francesca, questo è il CD che hai fatto 12 anni fa con i bambini dell'ottavo circolo di un tempo, adesso Istituto Comprensivo Mattia Preti. Sì, è stato un bel lavoro. Sì, dedicato tutto alla città di Catanzaro, città della seta, e lì nacqui come cantastorie. Benissimo. Componendo con i bambini. Quindi un po' l'inizio della tua storia da cantastorie. E questo invece, Francesca, è l'ultimo CD che ha. Questo è Mare Nostrum, è dedicato tutto alle donne. Dicevamo, la storia vista con gli occhi di una donna e raccontata dalle donne. Si può, certo, comprendere il mondo, non solo il sud, quindi il mondo con occhi di donna. Benissimo, come ci fai ascoltare? Guarda, di Mare Nostrum vorrei farvi ascoltare la ballata di Lea, che è la ballata che in effetti mi ha un po' fatto conoscere in giro per il mondo, devo dire. Ti ha aperto tante. Sì, perché è stata la prima ballata che io ho composto dedicata a una donna, ma poi una donna che ha lottato contro l'andrangheta da sola. Vittima della mafia, poi e secondo me anche vittima di un femminicidio, perché per come è stata barbaramente uccisa c'è anche una violenza più maschile contro un corpo di donna. E quindi è un po' triste, però mi piace ricordarla, insomma, sempre Lea. È anche molto attuale, oltretutto. Ahimè, sì. Ciangi! Ciangite chi sta donna a dura sorti, sognava la libertà, sognava l'Australia, a vita può cangiare, a cangerò, sognava. Bellissima, complimenti Francesca, veramente. Ci regali attimi di magia. Noi ti ringraziamo insieme a Piero di essere stata qui con noi. Grazie veramente. E ci hai regalato questa perla finale struggente. Perché si può cambiare la vita, si può cambiare la vita, bisogna impegnarsi chiaramente, lottare duramente, però si può fare. E Lea l'ha cambiata per sé, certo morendo, però è nata da donna libera e ha cambiato la vita di sua figlia. Benissimo. E si percepisce l'emozione. Sì, la trasmetti veramente. Sì. Ora quest'ultimo e questa canzone che andremo ad ascoltare è l'ultimo tuo lavoro, mi dicevi, un po' per
caso, ci racconti velocemente la storia. Guarda, questa nasce sì, velocemente da Lorena McKennitt, sì, grande musicista irlandese, che ha composto questa melodia meravigliosa. Le donne l'hanno ascoltata in tutto il mondo, è una cantante greca, Aris Alexios, ha inventato una favola, il tango di Nefeli. Chi è Nefeli? Una bambina che attira l'attenzione di due angeli che decidono di concupirla. Tutto il bosco diventa suo complice e quindi Giacinti e Gilli rubano il profumo, i tesorini lanciano le frecce. Lei è confusa, non capisce e quindi corre e fugge via. Come finisce questa favola? Con il buon Dio che la vede in pericolo e la trasforma in nupola e la fa volare nel cielo libero, così nessuno la potrà trovare. Lo sai cosa voglio aggiungere? Che io solo una piccola, il ritornello l'ho voluto tradurre in lingua calabro-greca, che è una lingua che si parla solo in Calabria. Abbiamo dimenticato di dire a Francesco una cosa importante, che tu canti anche nelle lingue minoritarie. Sì, grecanico e arbresh, che sono due lingue preziosissime che bisogna conservare perché parlano della nostra storia. Va bene, allora salutiamo il nostro pubblico e gli lasciamo questa bellissima canzone, vero Piero? Assolutamente, io sono un ascoltatore attentissimo e mi emozionerò nuovamente. Miele e melograno sono per te, o piccola Nefeli, ne puoi mangiare e non ricorderai il nostro desiderio di averti, dolce Nefeli. E Giacinti e Gilli ti rubano il profumo e gli amorini scagliano frecce, oh dolce Nefeli, tu non capisci, corri, fuggi via di là. Ma il buon Dio che vede e ti fa nuvola, che può volare nel cielo azzurro, ora qui nessuno mai ti troverà. Ma o calorriga, ti perritò cloro cronoto nero, ti incanni sinno, foncenti scorpisi, gli anami ti imbrusi. Da Sariev Sheur, Yekunte Vosku, o Eritezur, a Tieme Hilzit, De Pergionatie, Vashen Zenker Koye. Ma il buon Dio che vede e ti fa nuvola, che può volare nel cielo azzurro, ora qui nessuno mai ti troverà.